Benissimo, 25 ottobre 2018, dopo Cristo, siamo qui riuniti per parlare di Comte. Augusto Comte. Allora, cerchiamo di capire prima di tutto, per capire veramente una cosa, bisogna capire il problema o i problemi, in questo caso la costellazione di problemi, a cui cerca di rispondere con le sue posizioni, con le sue teorie. Comte è vissuto in un periodo storico che è quello, è cresciuto in un periodo storico che è quello della rivoluzione francese, delle guerre napoleoniche, cioè quello di una profonda crisi della società, perché questo periodo di guerra, sono più di 20 anni di guerra, non è solo un periodo devastante e negativo dal punto di vista militare, ma è un periodo estremamente problematico dal punto di vista politico, culturale, morale, perché tutti quelli che erano i valori e i modelli dell'ancien regime, della società tradizionale, vanno in crisi. Va in crisi quella che era il tradizionale assetto statale e istituzionale della monarchia assoluta, vanno in crisi i rapporti sociali che erano basati su una rigida gerarchia che vedeva il clero nel clero della nobiltà, gli ordini privilegiati. Inoltre, entrano in scena nuovi fattori, nuove variabili, la rivoluzione industriale. Insomma, il mondo europeo, che per secoli era rimasto quasi immutato nel modo di vivere, di produrre, di consumare, di vestire, eccetera, eccetera, è completamente sconvolto. E quindi il problema di Comte è come far fronte a questa crisi? Questo è il problema da cui lui parte. Che risposta possiamo dare a questa crisi? Bene, Comte, per dare una risposta a questa domanda, usiamo l'altro schema, riflette su quello che è il processo storico. Ecco il senso della legge dei tre stadi di Comte. Comte cerca di chiarire qual è la dinamica dello sviluppo storico che ha portato alla crisi in quel momento, per cercare di vedere come sia possibile uscirne fuori. Molto schematicamente, secondo Comte, lo sviluppo dello spirito umano, ricordo un po' Hegel che si chiama dello spirito umano, lo sviluppo della civiltà umana attraversa tre fondamentali tappe. Queste tre fondamentali tappe, dice Comte, le riscontriamo nell'evoluzione anche del singolo individuo. Noi siamo bambini, diventiamo poi adolescenti e giovani, poi uomini maturi. Ebbene, l'umanità compie questi tre passi, questa crescita dalla sua infanzia alla sua età adulta nel corso della storia, attraversando tre principali stadi. Ecco perché si chiama legge dei tre stadi, magari qualcuno di voi l'ha già capito. Lo stadio teologico, o stato teologico, che cos'è? Bene, ognuno di questi stadi è determinato, è fondato su una certa modo di concepire la realtà. Come viene concepita la realtà nello stadio teologico? Beh, già voi sapete cos'è la teologia e quindi capirete da soli che nello stadio teologico gli esseri umani si rappresentano la natura, ma anche la storia, come il risultato dell'intervento di entità sovrannaturali. Quindi ciò che succede a livello di fenomeni naturali, così come ciò che accade a livello di fenomeni sociali, la storia, è governato dalla provvidenza, direbbe Manzoni, no? Da un'entità superiore, o da molte entità superiori, come nel caso delle religioni politeiste. Quindi è chiaro che questo tipo di spiegazione che fa ricorso al sovrannaturale è basata su un'idea di trascendenza. La trascendenza, sapete che cosa si intende? La storia umana rappresenta la realtà, ma c'è una realtà più alta di sopra di questa. Platone aveva cominciato con questa storia della trascendenza, e questa realtà più alta, perfetta, è appunto il luogo dove abitano le divinità. Quindi il mondo è determinato da questa realtà superiore. Ovviamente le divinità in questo stadio sono concepite antropologicamente. Pensate alle divinità greco-romane, ma pensate anche alla divinità cristiana, che è concepita antropomorficamente. È vero che gli ebrei, così come i musulmani, hanno la tradizione di raffigurare il volto di Dio, però comunque è concepito antropomorficamente. Il Dio dell'Antico Testamento, infatti, è un Dio che spera, è un Dio che teme, è un Dio che odia, è un Dio che dimentica, è un Dio che si arrabbia, cioè è portatore di sentimenti umani. Ok, passiamo allo stato di... ecco, prima di terminare, quindi questa è l'immagine del mondo, il modo in cui viene pensata la storia, perché queste cose che sto dicendo io nel libro c'è ben poco, io ve lo sto dicendo per cercare di farvi capire bene quello che dice Comte.
a ciascuno di questi stati corrisponde anche una certa organizzazione politica della società. Ovviamente qui abbiamo la monarchia assoluta, così come il Dio in cielo è monarca dell'universo, così quel piccolo Dio in terra che è il sovrano è monarca appunto in terra, monarchia assoluta. Poi abbiamo lo stadio metafisico, questo è un'evoluzione di quello teologico, non cambia, cosa cambia qui? Abbiamo sempre una spiegazione sovrannaturale, perché per spiegare quello che accade si fa riferimento a forze o essenze astratte, pensate alle idee di Platone, alle essenze di Aristotele, e quindi i fenomeni naturali si sviluppano così perché per essenza quel fenomeno, quel fenomeno fisico produce quegli effetti. Quindi io spiego gli effetti di un fenomeno facendo riferimento ad essenze atemporali, trascendenti. Cosa cambia però? C'è un piccolo passo in avanti dal punto di vista di Kant, perché queste essenze sono astratte ora, non sono più concepite in modo antropomorfico. Bene, a questo tipo di organizzazione, secondo Kant, fa riscontro sul piano politico, questo tipo di organizzazione del sapere, della conoscenza, fa riscontro sul campo politico, la democrazia. Cioè gli uomini sono tutti uguali, e proprio come i fenomeni naturali trovano la loro conclusione di uguaglianza nel fatto che tutti sottostanno alla legge, le leggi di natura, così tutti gli uomini sono uguali di fronte alle leggi sociali. Okay? Poi abbiamo l'ultimo stadio positivo scientifico. Qui invece la natura è pensata scientificamente, quindi non abbiamo più entità trascendenti. Le leggi della natura sono immanenti alla natura. Sono il frutto dell'intervento di entità che si collocano su un altro piano della realtà. Quindi leggi naturali che non sono più trascendenti e il metodo scientifico che è osservazione, esperimento e calcolo matematico. Poi ve le do tutti questi schemi. Bene, voglio scusa. Ok. Adesso mi fermo un istante. Ebbene, non l'ho detto perché la risposta alla domanda che ha fatto Arianna è legata alla soluzione della crisi che dà Kant. Prima di tutto vediamo qual è la diagnosi, come si compose un medico. No, la diagnosi è questa: la civiltà umana, almeno europea, non è ancora entrata nello stadio positivo, perché l'ultimo di questi stadi si chiama stadio positivo, nel senso che abbiamo visto che ha questo termine. Fu Saint Simon, maestro di Kant, a coniare il termine di positivo. Quindi cosa è successo in questi anni di crisi? È successo che troviamo elementi appartenenti ai vari stadi dello sviluppo compresi insieme, o detto in un altro modo, la società è una specie di Frankenstein. Composta da istituzioni che risalgono al Medioevo, altre che risalgono allo stadio invece metafisico, altre che sono già allo stadio scientifico. Questo crea un squilibrio interno della società che non è omogenea, cioè che non è strutturata secondo un principio omogeneo. Vi sono spiegato come quando noi siamo combattuti da tendenze opposte, perché Monica vuole uscire con la bicicletta, però vuole stare anche a casa a studiare, non riesce a decidersi, e il tuo animo è dilacerato orribilmente. E tu soffri. Ok, ecco, la società soffre perché gli elementi da cui è costituita non formano quello che io avrebbe chiamato una totalità coerente, organica, ma invece sono in conflitto, in contrasto tra di loro. Come risolvere questo contrasto? Primo, dice Kant, occorre uno studio scientifico della società, perché la scienza, la rivoluzione scientifica è cominciata con l'astronomia, è proseguita con la meccanica, eccetera. Ma mai nessuno ha pensato o è riuscito ad applicare il metodo scientifico, osservazione, esperimento, matematica, e lo studio della società. Ma lo studio della società non è forse la cosa più importante che abbiamo? Bravo. Quindi bisogna estendere, anche perché lui è il padre della sociologia, perché il primo è avanzare questa esigenza. Uno studio scientifico della società, e quindi nasce la sociologia. Una volta che io ho sviluppato la sociologia, posso anche, e qui però scocciamo sul religioso, posso anche dare una risposta alla crisi. Per risolvere la crisi esistenziale che ha avuto inizio con la rivoluzione francese, dobbiamo eliminare i residui del passato metafisico e teologico e affermare in modo sistematico
lo stadio positivo, cioè dobbiamo costruire una società su basi scientifiche. E quindi il Conte, che era stato anche ricoverato in manicomio, era stato l'anno in manicomio, se non ricordo l'anno, poi l'hanno fatto uscire, e lui aveva detto che grazie alla potenza del suo intelletto era riuscito a trionfare anche della pazzia. Non sappiamo se sia vero, lui era convinto, però a parte gli scherzi, lui ha a questo punto si rivela quella che è la natura religiosa del suo pensiero. Per lui la scienza non è un metodo clinico, per lui la scienza ha un valore assoluto, e per lui la scienza si può affermare a livello popolare solo se si trasforma in una religione. Cioè Conte apprezza molto della religione, che cosa? La capacità che ha di coinvolgere le persone. Se ci pensate, per migliaia di anni la religione cristiana, 2000 anni circa, è riuscita a coinvolgere, a motivare, a far sì che le persone credessero nella propria dottrina, nei propri sacerdoti, nei propri riti e così via. Ecco, questa capacità della religione deve essere recuperata da chi vuole dominare la società su basi scientifiche. E bisogna costruire una vera e propria religione della scienza. Tanto che Conte scriverà un catechismo della scienza, un catechismo della dottrina positiva, sul modello del catechismo ecclesiastico, cioè chi è Dio, eccetera, eccetera. E cambierà il calendario, perché per esempio tutti questi pensano di cambiare il calendario, perché il tempo, il modo di segnare il tempo ha un valore simbolico importante. Noi, la nostra vita organizzata in funzione del calendario, di mese, i giorni del mese, le ore della giornata, la nostra vita organizzata in base a quello, quindi il controllo del tempo, e quindi elimina dal calendario i santi e li sostituisce con gli eroi del pensiero, scienziati, esploratori, tecnici e così via. Quindi la società doveva essere basata su principi scientifici, organizzata scientificamente. Io non sono un grande conoscitore di Conte, però che cosa vuol dire? Avete visto il teorismo e il conformismo? No, conoscete Charlie Chaplin? Vi ricordate i tempi moderni? Tempi moderni è un film, chiudo qui. Okay. Ah, sì, allora veniamo al secondo argomento. Io vi ho proposto tre pagine da studiare, però ve le sto spiegando abbastanza a fondo. La classificazione delle scienze di Conte, che senso ha questa classificazione delle scienze? Ebbene, avete visto che la risposta alla crisi per Conte sta tutta nel far sì che la società sia affidata ai sociologi. Se Platone diceva che chi deve governare devono governare i filosofi, Conte dice chi deve governare devono governare i sociologi. Questa è la struttura enciclopedica delle scienze. Ricordate che per il positivismo la filosofia ha la funzione non di conoscere la realtà, ci sono già le scienze per questo, ma la funzione di coordinare i risultati che le altre discipline scientifiche offrono. E quindi abbiamo un'enciclopedia delle scienze diversa da quella che forse avete studiato in terza di Aristotele, però il principio è lo stesso, una rappresentazione unitaria della realtà. Come vedete sono ordinate in modo che l'ordine logico corrisponde all'ordine cronologico. Ma cosa voglio dire? Prendiamo le attività umane, lasciamo perdere le tecniche, quindi le attività pratiche, consideriamo la conoscenza teorica. Consideriamo le scienze astratte, che studiano i fenomeni più generali, quindi lasciamo perdere le scienze che invece si dedicano allo studio di ambiti molto specifici e particolari della realtà. Ebbene, avremo, in ordine di complessità crescente, una fisica celeste e una fisica terrestre. Cosa vuol dire? Così un po' ci capiamo. Vuol dire fisica celeste che studierà la materia inorganica nell'universo e quindi la base di tutti gli altri sistemi. Perché? Perché ci sia una fisica terrestre, deve esserci prima di tutto la comprensione di come funziona la fisica celeste. Quindi astronomia, come la chiamiamo noi, e fisica e chimica. Okay? Come vedete, questo corrisponde anche al modo in cui si sono storicamente sviluppate le scienze. Vi ricorderete che per prima si è sviluppata la rivoluzione scientifica, nasce con Copernico, Galilei, Kepler, eccetera, eccetera. Quindi la fisica, la meccanica viene solo con Galilei, molto dopo Copernico, un secolo dopo Copernico. La chimica arriva ancora più tardi con Lavoisier, che tra l'altro perse la testa alla rivoluzione francese, quindi la tagliarono.
Poi si sviluppano la biologia e la fisica organica, che studia le forme di vita, e poi la fisica sociale, che studia il modo in cui queste forme di vita vivono in gruppo. E ovviamente la sociologia studia la società umana. Quindi questa è la classifica. Perché era importante per lui? Era importante perché gli serviva per giustificare in qualche modo la superiorità della sociologia, che è l'ultima delle scienze in ordine cronologico, ma che è la più importante dal punto di vista del valore. Perché chiaramente una conoscenza scientifica della società mi permette anche di governare questa società nel miglior modo possibile. Tutto a posto? Sì! Avete capito? Sì, è stato bravissimo. Grazie ragazzi.